giunge alla quinta edizione la BTO che vede Firenze capitale europea del Travel 2.0. Ma è il quinto anno, la quinta edizione, che la Regione Toscana e la Camera di Commercio di Firenze si sono impegnate a supportare, soprattutto finanziariamente, ma anche con le proprie strutture e quindi con Metropoli, che è l'azienda speciale della Camera di Commercio, con Toscana Promozione, tutta questa impresa, a dimostrazione che Firenze e innovazione sono un binomio praticamente inscindibile. Quest'anno, nel 2012, le transazioni online sono aumentate da un 58% a un 63,7%, dimostrando che l'aver investito in questo contesto intercetta i cambiamenti che il turista sta facendo per quanto riguarda la modalità di scegliere le proprie vacanze. Gran parte delle risorse che sono a disposizione della nostra regione vengono appunto dal turismo, in particolare poi anche Firenze, ma la Toscana in generale, per cui noi come Camera, ma anche la regione, stiamo investendo in continuazione. Anche il programma 2013 della Camera e della sua azienda speciale hanno previsto degli appositi stanziamenti per incrementare il turismo nella nostra regione. Abbiamo una grandissima affluenza, tanti visitatori, tanti blogger, tanti speakers, tanti espositori, una grande BTO. Firenze è sempre stata molto all'avanguardia per quanto riguarda, e la Regione Toscana in particolare è sempre stata molto avanti per quanto riguarda l'online, perché ha creato un tipo di piattaforma, io lo chiamo brodo primordiale, nel senso in tutto quello che ha fatto la Regione Toscana e la città di Firenze sono nate diverse compagnie molto molto interessanti. Stasera premiamo finalmente la Toscana come migliore Traveler Choice Wine Destination, ossia la Toscana è risultata come la migliore destinazione a livello mondiale per destinazione relativa al mondo dei vini, basato sul nostro algoritmo, basato sulle recensioni dedicate alle taverne, dedicate ai ristoranti, agli alberghi e alle destinazioni recensite a livello regionale relativa al mondo vinicolo.